Il Circolo Ippico Argentano nasce nel 1997, è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata a due federazioni del CONI, che sono la FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, e il Comitato Italiano Paralimpico. Noi facciamo sia attività sportiva, sia scuola per bambini e per adulti, e poi dopo facciamo riabilitazione equestre ed ipoterapia con ragazzi che hanno dei disagi fisici o psichici. Il maneggio è gestito da me e da mio marito, che si occupa della preparazione agonistica e dell'allenamento dei cavalli. È un cavaliere professionista. Io mi occupo della preparazione agonistica degli allievi. E poi abbiamo una ragazza inglese che si occupa della scuola. Quest'anno festeggiamo due medaglie d'oro, una nelle premesse cavalli con un junior e una nei brevetti, sempre con un'altra ragazzina junior, e una medaglia di bronzo con un senior. Io ho incominciato circa 30 anni fa ad andare a cavallo, e in maniera molto dilettantistica, molto amatoriale, e avevo proprio una vera e propria passione per il cavallo, ecco. E questa cosa nel corso degli anni si è sempre più, diciamo, è maturata sempre più, e fino ad arrivare a dover fare la scelta fra la professione o comunque mantenerlo, ecco, come passione a livello dilettantistico, ecco, e la scelta è stata quella della professione. Io ho incominciato a montare in gara a livello professionistico circa 10 anni fa, seguendo la preparazione dei giovani cavalli, e quindi partendo dal lavoro di doma e addestramento base fino proprio alla preparazione agonistica vera e propria, e li portati in gara nei vari circuiti di preparazione appunto per i giovani cavalli. Poi adesso la mia attività l'ho più incentrata sulla preparazione agonistica dei cavalli dei nostri allievi.